Gli Steelers di Terni battono con il risultato di 55-0 i Crabs Pescara. Il fortino dei ternani continua a resistere alle invasioni nemiche. In una calda giornata primaverile, i gialloneri si confermano alla guida del girone, portando a casa la terza vittoria consecutiva, dopo quella nel derby e contro i gladiatori romani. Madrine d'occasione all'evento sono Lucia Lucarini, argento individuale al Mondiale 2015, bronzo a squadra agli Europei del 2015, e Chiara Crovari, argento individuale e bronzo a squadra alle Olimpiadi giovanili. Tutte e due dell'Accademia Drago Scherma che eseguono il sorteggio del campo ed effettuano il kick-off d'inizio. L'attacco di casa parte subito alla grande, mettendo a segno il primo touchdown grazie ad Almeida, numero 22, e Paniconi che calcia il pallone tra i pali per il punto addizionale. Ottima la prestazione dell'italo-cubano che mette a segno ulteriori 4 touchdown e del kicker Paniconi, numero 20, che realizza gli extra point. Ulteriori 2 touchdown vengono messi a segno da Cocchi, numero 21, e Paniconi, numero 20, per chiudere in bellezza sul 55-0 con il touchdown di Lattanzi, numero 32, e di Clementoni, numero 17. Grande, come sempre, la prestazione della difesa di coach Limongelli, che non lascia alcuna via di fuga alle linee d'attacco dei Crabs Pescara. Partita corretta sia sugli spalti che in campo e domenica 19 si torna a giocare a caccia del poker contro i Grifoni Perugia. È stata una bella partita, molto corretta da entrambe le parti, sono stati pochi falli e questo è già una bella cosa. Sapevamo che la partita era abbastanza facile, ma facile nel football non esiste mai, quindi la concentrazione è sempre al massimo. Siamo stati concentrati dall'inizio alla fine e siamo riusciti a disputare una buona partita sia in attacco che in difesa. La difesa ha reagito bene, non conoscevamo la squadra, la prima volta affrontavamo, ma tutti i giocatori hanno fatto il loro compito al 100% e infatti il risultato parla da solo. Stati pochi yard di avanzamento da parte dell'attacco di Pescara. Abbiamo fatto un intercetto riportato da Paniconi Francesco, è il primo intercetto riportato dalla difesa degli Steelers da quando ha iniziato a giocare. E anche l'attacco si è mosso bene, sia negli special team. Quindi possiamo dire che c'è ancora da migliorare perché non si smette mai di migliorarsi, però complessivamente siamo riusciti a fare una buona partita. Ok, oggi è stata una partita relativamente facile, il punteggio parla da solo. Però noi non sottovalutiamo mai nessun avversario, quindi cerchiamo sempre di migliorarci azione dopo azione, partita dopo partita. E adesso ci aspetta una settimana d'allenamento importante perché giochiamo di nuovo subito in casa domenica prossima contro Perugia. E comunque è sempre un derby e ci vogliamo preparare per il meglio. Adesso siamo sempre in testa al girone, vogliamo fare bene anche domenica, quindi vi aspettiamo tutti quanti per questo derby. Grazie.